Un connubio che si sposa a meraviglia, va a braccetto. Da un lato Telethon per la raccolta di fondi per la ricerca, per sconfiggere malattie. Da un altro lato Avis e Vespa Club Città Bianca, che sposandosi insieme, gemellandosi, da 4 anni portano avanti questo progetto di Babbo Natale in Vespa, regalando un sorriso alle persone che soffrono. Oggi il programma prevede la visita, due visite alle case di riposo locali, una l'Istituto Il Focolare e l'altra la casa di riposo Pinto, e successivamente si va a trovare e portare dei doni ai bambini ospiti dell'Istituto La Nostra Famiglia. La locale sezione Avis e il Vespa Club Città Bianca, autofinanziandosi, cercano di mantenere questa abitudine costante nel tempo. Ovviamente un ringraziamento vanno a tutte le associazioni collaterali, la Croce Rossa Italiana, l'amministrazione comunale che dà il patrocinio all'iniziativa. Il bilancio, ovviamente, come gli anni passati, è estremamente positivo. Gli ossunesi, come la gran parte degli italiani, sono un popolo che risponde bene alla solidarietà. Già ieri nell'area mercatale sono stati presenti molti volontari. Prossimi appuntamenti dell'Avis sono le raccolte straordinarie che facciamo quasi con una cadenza di 40 giorni presso l'ospedale civile di Ossuni. La prossima è organizzata per il 29 gennaio, successivamente il 25 marzo. Ovviamente tutti coloro che non possono partecipare in questi giorni possono tranquillamente, i giorni settimanali, lunedì, mercoledì e venerdì, recarsi presso il centro di raccolta sangue e l'ospedale civile e effettuare la loro donazione.